Siamo in diretta dalla Biblioteca Nazionale di Roma nello spazio Book Sprint Edizioni. È con noi Federico Fabbri. Ciao Federico, benvenuto. Grazie, ciao. La mia vita, durata 90 anni, scritta a 36, finita di scrivere a 37. Certo, cominceremo a porci delle domande in questo momento perché alquanto singolare, diciamo che vorrebbe essere un'autobiografia, cioè è un'autobiografia, ma non ha nulla di normale questa autobiografia. A me è divertito tantissimo quando mi hai fatto sfogliare il libro e mi hai fatto vedere un po' di cose. Parlamene un po', perché è caratterizzata da molte cose singolari questa tua autobiografia. Il titolo già lo dice, lo scrivo da giovane, l'anno scorso. Finisco a scrivere dopo pochissimo, 2 settimane l'avevo finita, però a 37, cioè, dopo un po' ci sono arrivato e prevedo di arrivare a 90 anni. Quindi parlo dall'inizio, da quando sono nato, a 90 anni. Quindi faccio anche il vecchio nel libro. E poi dopo muoio e succedono delle cose anche dopo. Beh certo, anche perché dopo poi sarebbe noioso se tutto finisse lì. Tu invece hai una vita arricchita di particolari anche dopo la morte, perché poi a quel punto noi dobbiamo anche scegliere che fare dopo la morte. Dove si va? Mettere un ascensore o in su o in giù. In giù c'è l'inferno dove posso andare a continuare a giocare a carte, a bere il vino, trovare gli amici. Di su mi annoio, vado giù. Infatti i miei amici che erano morti prima erano già tutti laggiù che mi aspettavano. Esatto, mi ha detto anche erano morti prima, perché tra l'altro poi in questo uno dei tanti capitoletti, no? Che tu scrivi in questo libro, tra l'altro poi un po' confusi tra di loro, perché non è che poi metti in ordine, cioè all'inizio c'è la parte in cui lui parla di sé, di quando nasce, della sua infanzia, ma poi inizia a confondere tutto, cioè dai, poi andiamo ai 70, poi torniamo ai 40, ai 30, crea tutto un caos divertentissimo, perché poi non finisce qui, c'è anche un bel gioco di parole, crei un sacco di assonanze particolari, ad esempio? Ad esempio, che ne so, c'è un capitolo che si intitola Quasi, che se non avessero inventato il quasi potevo fare tante cose, non c'ero arrivato per un pizzichino, e se non avessero inventato il quasi, Quasimodo si sarebbe chiamato modo, per dire, quindi tutte cavolate del genere. Come ti vengono queste? Definisci tu cavolate? Vengono da sole, non le studio. Ti vengono ogni giorno? Cioè nel senso ogni giorno tu pensi a cose così divertenti e le metti nero su bianco? Capitano quotidianamente, minuto per minuto, sempre. Forse è un modo proprio che hai di vivere la vita, ma no? Penso di sì. Come ti definiresti? Lavoro in banca, sono cose che succedono. Tutti i giorni devo fare questi giochi di parole con la gente, sennò... Meno male, anche perché uno si immagina un lavoro abbastanza serioso, no. Non è vero. non tu. No, non esiste. Come ti definiresti? Tanto come persona, come scrittore? Vorrei due definizioni da te. Oddio, che persona, solare, scrittore... Eclettico. Strano. strano, bizzarro, sono d'accordo. Vogliamo anche leggere qualcosina? Prima mi hai indicato un'altra caratteristica, ad esempio, del tuo libro, la parte in cui parli di tua figlia. Sì, parlo anche di mia figlia, che però per essere una roba strana, mia figlia una volta abbiamo litigato e nel litigare mi ha detto: guarda, c'è una ditta che si chiama Babbini, dove abito io ti cambio babbo quando mi pare. Dai tu. E quindi sono andato a comprare la bambina, la ditta Babbini, nel libro. Nel libro lui ha comprato la bambina. Esatto. Leggiamo questa parte che tu hai scelto. Io questo qui lo definisco un racconto in versi, perché è come se fosse un racconto in versi il tuo. Ci sono tante rime, ci sono tanti elementi di fantasia, ci sono un'infinità di cose. In questo capitolo parlo di un mio amico che è più pazzo di me, si chiama Emiliano. Emiliano non era nato nel 78, era nato nel 79, gli volevo bene lo stesso. Con Emiliano andavo a funghi, con Emiliano inventavo canzoni stupide, con Emiliano ne ho passati tutti i colori, anche verde. Per questo gli dedico il capitolo 79. Con Emiliano sono andato in campeggio al mare, se non ci fosse stato Emiliano, io e Dennis saremmo ancora lì a montare la tenda. Emiliano era un personaggio, Emiliano era Emiliano.
Una sera eravamo a Cesenatico. Un signore raccontava barzellette in piazza. Era circondato da gente, lo applaudivano. Gli chiedevano il bis, gli chiedevano il tris. I più esagerati gli chiedevano un poker. Io e Dennis lo ascoltavamo, io e Dennis ridevamo. Emiliano no, lo ha mandato via. Emiliano ha preso il microfono, ha detto: adesso ve la racconto io una barzelletta. Ha raccontato una barzelletta bruttissima, nessuno ha riso. Per fortuna che eravamo al mare, gli tiravano conchiglie. Se arrivavamo a Carrara potevano fargli male. Nessuno ha chiesto il bis, qualcuno ha chiesto il rimborso del biglietto. Nessuno aveva comprato il biglietto, Emiliano ci è rimasto male. È scappato, Emiliano è tornato dopo 2 giorni, non ci ha mai voluto dire dove sia andato. Storia vera. Però sicuramente che ha caratterizzato la tua vita. Sì, anche. Questo è uno dei tanti passaggi. E, tornando invece al tuo amico che è vissuto tanto tempo con te, è Emiliano nello specifico? No, è un altro, è Dennis. È Dennis, sì, no. E Dennis invece è un'altra persona che ha sicuramente avuto una parte importante nella tua vita, alla quale tu hai dedicato ben 2 libri di poesie. Mm-mm. E alla quale tra l'altro hai dedicato anche qualcosa adesso. Sì. Mm. E questo libro era nato che non volevo metterglielo dentro, volevo farlo proprio tutto scherzoso. Mi dicevi che già due libri di poesie erano c'era tanti. C'era gente che mi fermava per strada e mi diceva, perché questo amico purtroppo c'era stato 9 anni fa e vabbè. E la gente mi fermava e mi diceva: cavolo, come sei triste, invece non sono triste. Allora volevo fare questo libro per dimostrare che non sono triste. Quando sono arrivata alla fine, invece, un po' una nota nostalgica e malinconica c'è anche alla fine, perché parlo di lui e finisce. E di come lo rincontri? All'inferno. All'inferno. Il povero Emiliano, perdonami, al povero Dennis, dico Dennis. Bene, non era concesso andare in paradiso, lui doveva andare all'inferno perché anche lui andrà all'inferno e si dovranno finalmente rincontrare. Eh sì. Cioè da dire che tra l'altro io l'ho definita in versi questo libro, no? Un racconto in versi perché tu ami scrivere in versi, hai scritto tante poesie, ma queste, no? Questi versi che vediamo qui, hanno un po' qualche caratteristica comune anche alle altre poesie che tu hai scritto quando le dedicavi a Dennis? Sì, più o meno sì. Le altre erano tristi, questo no. Ah. Però come stile, sì, tutte frasettine corte. Cioè, saranno 2 righe, un verso al massimo di 2 righe. Quindi punto a capo, punto a capo, punto a capo. E tu mi hai detto che l'hai scritto anche un po' con fatica, non avevi... Sì. Cioè, non avevi voglia le di scrivere non invece in questo caso? Le poesie assolutamente voglia di scriverle. Però sono dovuta venire fuori. Invece e qui questo, avevi voglia. Qui c'avevo proprio voglia, sì. Voglia di far vedere che sei una persona allegra e non sei una persona triste. Sì, poi era per me, alla fine lo volevo tenere solo per me, poi dopo invece è uscito, però era solo per me. Un po' come i ricordi che avevi del tuo amico che all'inizio volevi tenere soltanto per te. Esatto. Non soltanto quello che tu mi hai letto, ci sono anche tante altre particine simpatiche, tra l'altro... Molte cose inventate. Quali sono principalmente le cose inventate e quelle un po' più vere? Quanto ma rimescoli? Le cose che riguardano me, adesso mi massacreranno poi, però le cose che riguardano me sono quasi tutte vere. E mi prendo molto in giro. Invece quelle che riguardano i miei amici vengono un po' ingigantite. Ne fai quasi una caricatura. Sì, mio fratello lo massacro. Cioè c'è qualcosa di anche breve che magari ti va di leggere? Ma adesso vai a perché trovarlo. Perché è talmente particolare questo libro, è talmente singolare proprio per come è scritto. È una biografia, un'autobiografia molto molto sui generis. Adesso trovare mio fratello è dura. Ecco, proviamo a chiamarlo. Chiamiamo? Sarebbe più semplice. Come hanno invece approcciato loro, gli amici, i parenti a questo libro? Come si sono visti i descritti? No, erano contenti, a parte Luca Pizzuto, chiedo scusa a Luca Pizzuto, perché viene subito dopo gli animali domestici, Luca Pizzuto, che è un mio amico. Non per ordine di importanza, però. No. Ecco. Il capitolo primo è sugli animali domestici. Parlo, degli animali che ho avuto, e poi dopo, nell'elenco finale degli animali che ho avuto, c'è anche Luca Pizzuto. E poi parlo di Luca Pizzuto come grosso modo, come animale domestico. È molto contento. Immagino, contentissimo. Anche come tu invece vedi te da piccolino, no? Perché non puoi avere ricordi nitidi di quando sei nato. Guarda come mi custodivano. Occhiali alla mai buongiorno. Dai, lo facciamo vedere perché è veramente troppo curioso e divertente.
Come ti vedevi tu da bambino? Anche lì ci sarà stato qualcosa di inventato, perché di magari proprio di quando inventare. sei nato non avrai un ricordo così No, nitido. no, no, assolutamente, però invece ne parlo però come se mi ricordassi perfettamente. Perché scegli, non so, perché scegli un libro del genere? Perché nella sua stranezza? Perché così? Perché sei così? Non Non so, è nato così. È nato c'è un così, perché. non lo so. Ma tu mi dicevi che lo hai fatto per te, Sì. magari poi anche per le persone attaccate. E invece per gli altri, per il lettore, che cosa deve rappresentare, secondo te? Per il lettore deve rappresentare sia serenità, divertimento e arrivare a 90 anni, quindi anche molta speranza. Sei fiducioso in E questo molta libro, fiducia, insomma. esatto. Mi veniva fiducia. E Avrai anche successo? Avrai tanto c'è successo? un capitolo sul successo, ma non ne avrò. Non ne Non avrai, ne non avrò. ne Dispiace. avrai. Poi la fiducia torna dopo, insomma. Faccio meno. Grazie mille Federico, ci hai divertito tantissimo e sicuramente ci divertiremo ancora di più leggendo la tua autobiografia, come l'ho definita prima, Sui Generis. La mia vita, durata 90 anni, scritta a 36, finita di scrivere a 37. Grazie.